Buongiorno, oggi tocca a noi poter dire qualche parola sul Vangelo di oggi, che è un Vangelo, anche oggi il Vangelo di risurrezione, questa volta tratto dal Vangelo di Marco. È una parola che provoca molto la nostra intelligenza e soprattutto la nostra capacità di poter riconoscere veramente il senso di una vita che vale la pena viverla con Lui. E vale la pena viverla con la vita che lui stesso ci ha donato con la sua risurrezione. E ci provo e provoca anche le nostre più profonde domande, e soprattutto se abbiamo in fondo in noi ancora il desiderio, se è rimasto ancora il desiderio di vivere la novità della risurrezione. Gesù difatti risorge e con lui necessariamente desidera che ognuno di noi possa fare questo passaggio necessario nella nostra vita. Abbiamo celebrato la Pasqua in modo del tutto particolare e questo ci aiuta a viverla anche intensamente nella nostra vita quotidiana, nelle cose più semplici che siamo chiamati a vivere. E infatti, quello che in fondo sta dicendo Gesù, ha detto a Maria di Magdala, ai discepoli, in fondo lo sta dicendo ancora anche a noi. E attraverso delle domande: ma chi vogliamo essere dopo questa quarantena? Desideriamo ritornare alla normalità oppure vogliamo veramente iniziare un nuovo percorso che richiama la responsabilità di ognuno, di ciascuno? Perché veramente possiamo essere una comunità che si stringe nell'amore di Dio e si fa sempre più responsabile nella solidarietà concreta. Vogliamo che tutto ritorni come prima, oppure veramente vogliamo provare a trasformare le nostre famiglie, le nostre comunità parrocchiali, le nostre comunità civili, la nostra comunità diocesana? Vogliamo allora accogliere sul serio la bellezza della nuova vita che Gesù ci ha donato, che vuole donare a tutta l'umanità. A Maria di Magdala, ai discepoli, ha messo sulle loro labbra il desiderio di annunciare la vita. È come a dire anche a noi oggi: non vi spaventate, non temete la fragilità, non scappate dai problemi. Perché sarò io ad aver cura di voi. Io metterò sulla vostra bocca la parola, nelle vostre mani l'amore, nei vostri volti la speranza. Voi con me potete donare a tutti la tenerezza, la misericordia. Voi con me potete essere operatori di pace, di giustizia. Con me potete capire il vero senso della solidarietà possibile oggi. Io con voi, per una comunione ancora tutta da inventare, ancora tutta da costruire. E questa comunione, difatti, ci porta ad essere veramente e a riconoscerci fratelli, senza condizioni, senza distinzioni, quella fraternità che veramente possa avere il gusto e la fragranza del pane e avere l'energia del vino. In fondo, Gesù, inviandoci, ci chiede di imparare
l'arte del vero vivere, l'arte di una vita che di fatti, di una vita che non muore, di una vita che può continuare, che va oltre di noi. Ed è questo che ci chiede, forse oggi Gesù, quello di gustare quella vera gioia. E allora, carissimi, viviamo intensamente ancora lo stupore dell'incontro con Gesù, il vivente, per essere discepoli, per essere testimoni, di dare ragione della speranza e dell'amore che è in tutti noi. Vi auguro veramente di poter vivere così, anzi, auguriamoci reciprocamente di vivere così la grande novità della risurrezione. Nel Vangelo di oggi, Marco evidenzia con forza quanto sia difficile credere alla risurrezione. Maria di Magdala, a cui Gesù è apparso per prima, è andata ad annunciarlo a quanti erano nel lutto e nel pianto, ma essi non credettero. Sì, quando il cuore è schiacciato dal dolore, dalla morte, dalla paura, dalla delusione, è difficile credere. E forse diventa difficile anche annunciarlo, questo Cristo risorto, in un tempo e in un clima come quello di oggi, in cui ancora irrompe l'incertezza, la diffidenza, l'inquietudine. E ti chiedi come fare, mentre metti già in conto il rischio di non essere creduta. Allora capisci che forse ti puoi affidare non solo alle parole, ma la resurrezione la puoi e la devi annunciare con le tue scelte, i tuoi sì, il tuo servizio. Cose tra l'altro non troppo facili in questo tempo in cui si è costretti a stare a casa, a mantenere le distanze di sicurezza, ad evitare uscite non necessarie. Come fare? Ripenso a quella bellissima preghiera del XIV secolo che dice: Cristo non ha più le mani, ha soltanto le tue mani per continuare il suo lavoro oggi. Essere le mani di Gesù, che vorrà dire? Forse più che raccontare di lui, dobbiamo imparare ad essere lui. E Giovanni nel suo Vangelo ce l'ha detto: voi farete cose più grandi di me, voi sarete me. Quando ripenso a queste parole, mi tremano i polsi. Essere lui. Come? In questi giorni poi, chiusi dentro? Ma forse si può, anche dentro le mura di una casa, in un piccolo paesino sperduto nel cuore del mondo, in una semplice comunità che vuole vivere e continuare a dare speranza. E ripensi alla tua giornata, quando al mattino apri il libro della preghiera per il tuo incontro personale con il Signore e bussano alla tua porta. C'è Sviti, un'amica indiana che ha bisogno di essere aiutata a compilare un modulo per una richiesta necessaria. Lasci il tuo libro nella speranza di riprenderlo più tardi e vai da lei. Poi ti metti al lavoro davanti al tuo PC e sul più bello arriva una telefonata urgente. C'è bisogno di aiuto per un ricovero di una persona anziana. Interrompi e metti in moto una catena di persone per trovare una soluzione e dare una risposta. Poi arriva l'ora del pranzo e mentre stai davanti ai fornelli ti chiamano perché hanno saputo che la Caritas può muoversi e distribuire alimenti. È un ristoratore che vuole donare pizze rustiche e pane. Parli con lui, cerchi di capire, dici di sì. Mentre la tua pentola continua a bollire e tu pensi agli occhi felici dei bambini che avranno la loro pizza di Pasqua. Non so se stiamo annunciando il Signore risorto, so però che stiamo provando a non lasciare sole le persone, perché nel lutto e nel pianto possano scorgere un piccolo bagliore che fa loro intravedere la risurrezione. I discepoli non vollero credere che Gesù, crocifisso, morto e sepolto, era vivo ed era stato visto da Maria di Magdala. Alla loro incredulità e durezza di cuore fa eco il rimprovero di Gesù, che comunque dà loro fiducia e affida loro una missione: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo, come a dire che la nostra fede si rafforza solo donandola. Incredulità e durezza di cuore che dopo 2000 anni tante volte abbiamo vissuto anche in prima persona o comunque sperimentato,
Ma paradossalmente non in questo tempo insolito che stiamo vivendo. Questa emergenza, oltre che sanitaria, è diventata anche sociale. Ha generato una grave crisi economica che ha reso povere anche famiglie che prima non lo erano. Ha moltiplicato i poveri. Noi come Caritas diocesana, nonostante il lockdown, stiamo cercando di dare risposte concrete attraverso i centri di ascolto, il supporto psicologico, la vicinanza alle donne vittime di violenza, attraverso aiuti alimentari ed anche economici alle parrocchie. Le donazioni e le iniziative di sostegno sono tante. La raccolta fondi per il personale medico e sanitario dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento, la spesa sospesa, pandemica. L'asta benefica che vede insieme 30 tra artisti e artigiani della nostra diocesi uniti per diffondere empatia. Stiamo sperimentando in questi giorni tanta sofferenza, ma anche tanta solidarietà. Abbiamo davanti a noi una comunità che si sente impegnata a dare il meglio, particolarmente concentrata a non lasciare indietro nessuno. Questa pandemia ci sta facendo riscoprire il bello del camminare insieme. Non dovremmo rinunciare a questa umanizzazione che questo tempo ci sta donando, a questi gesti pieni di vita e di amore, a questo scambio di parole buone che curano, che nutrono, che ci permettono di esprimere quei sentimenti profondi che caratterizzano particolarmente l'animo umano. È il tempo in cui ognuno di noi sta riscoprendo la bellezza del messaggio di Don Lorenzo Milani. Tanti pensano che quando si fa qualcosa per i poveri si fa loro un dono, ma non è così. Quando si fa qualcosa per i poveri, non si fa la carità, ma si paga un debito con Dio.